Una volta erano visti quasi con sospetto, ma oggi con le strade messe peggio di una savana e grazie ad una tecnologia che corre veloce, sono diventati i sistemi più desiderati dai motociclisti del terzo millennio. Sto parlando di tutte quelle voci che infiliamo genericamente nella categoria elettronica e se dico IMU ovviamente non sto parlando di fisco ma dell'Inertial Measurement Unit. Ovviamente lo sapete tutti cos'è, o forse no. E allora con la nuova Suzuki V-Strom 1000 XT 2017 che sfrutta una tecnologia tra le più evolute in circolazione, in questo come funziona vi parlerò proprio di lei, della piattaforma inerziale e del modo in cui può migliorare enormemente la sicurezza in frenata attraverso due sistemi, il Motion Track e il Combination Brake, cioè in pratica un ABS cornering che quindi funziona anche in piena piega e più avanti vi spiegherò come, e un sofisticato sistema di frenata combinata. In particolare sulla tuttoterreno giapponese troviamo un impianto messo a punto in collaborazione con Bosch, il cui scopo è fondamentalmente uno, elevare al massimo la sicurezza di chi va in moto senza però rovinare quelle sensazioni che rendono il guidarla un'esperienza unica, perché l'elettronica è veramente efficace se riesce a proteggerci, senza però far sentire la sua presenza. Insomma, nell'oscurità, come farebbe Batman? L'unico modo per riuscirci, però, è poter contare su una capacità di calcolo eccezionale, di quelle che solo a pensarci viene un gran mal di testa. Ma se Matrix è solo un film, come vedremo la realtà può non essere da meno. Partiamo da un dato, e qui le statistiche parlano chiaro. La frenata è una delle maggiori criticità per chi va in moto, quella che può fare la differenza tra una brutta caduta e rimanere in piedi. Tanto più che su due ruote non sappiamo mai cosa ci può attendere dietro ad una curva, magari proprio mentre siamo in piena piega. Ed è per questo che sistemi come l'ABS cornering e la frenata combinata, soprattutto se di tipo così evoluti, possono diventare determinanti. Suzuki poi li sviluppa direttamente durante le competizioni motociclistiche più importanti, compresa la MotoGP, e non a caso li ritroviamo anche sull'ultima sportivissima GSX-R 1000R che quest'anno è tornata a fare la voce grossa tra le superbike da 1000cc proprio grazie ad una dotazione tecnologica di primissimo livello. Insomma, con buona pace del motociclismo di una volta. Io che amo tantissimo viaggiare su due ruote e che macino migliaia di chilometri durante l'anno, in sella mi voglio sicuramente divertire, ma voglio soprattutto sentirmi sicuro. Ma come funziona esattamente una piattaforma inerziale? Prima di tutto misurando la posizione della moto nello spazio in tempo reale grazie a particolari sensori come l'accelerometro e il giroscopio. Gli ultimi sistemi, come quelli utilizzati sul V-Strom 1000, lavorano su tre assi, riuscendo quindi a rilevare parametri quali l'inclinazione della moto, cioè il grado dell'angolo di piega, ma anche accelerazioni, frenate e persino variazioni in attesa quali l'imbardata, per poi inviare tutti i dati ad una centralina che li rielabora. A questo punto entrano in gioco il Motion Track e il Combination Brake. Il primo valuta istantaneamente la necessità di intervento dell'ABS quando si aziona la leva del manubrio o il pedale. In pratica, nel giudicare la necessità di intervento, l'unità ABS diminuirà la pressione di frenata e continuerà a gestire la stabilità della moto fino a quando risulterà necessario. Il risultato più apprezzabile in piega è di evitare il raddrizzamento istantaneo della moto, consentendo così di proseguire lungo la traiettoria ottimale. In questo modo, ad esempio, si riduce il rischio di invadere la corsia opposta, con gli esiti disastrosi che possiamo immaginare. Allo stesso tempo, il Combination Brake, in caso di pinzata forte, e improvvisa con l'anteriore, applica automaticamente la pressione al freno posteriore per stabilizzare la moto ed evitare reazioni scomposte del mezzo. Attenzione però, questo non significa che con una piattaforma inerziale ed elettronica varia si possano ignorare le leggi della fisica, piuttosto che a parità di condizioni incidenti e cadute si verificano con una percentuale nettamente inferiore, quindi occhio, la testa sulle spalle rimane sempre la prima opzione. Certo è che, come avrete intuito, tecnologie come quelle che vi ho raccontato, insieme magari ad un buon traction control come sulla tuttoterreno giapponese, cambiano radicalmente lo scenario. Quante volte in città, magari sui sempietrini, vi siete trovati davanti ostacoli inattesi in fase di sorpasso? Oppure in viaggio, guidando tra le curve, avete pinzato forte in piena piega per l'asfalto improvvisamente rovinato, per schivare una buca, o per l'attraversamento di un animale selvatico? A me è successo e non è per niente piacevole. E se tutte le volte che vi è andata bene avrete pensato di aver avuto un gran... vabbè... una gran fortuna, ora potrete inviare i vostri ringraziamenti direttamente ad un più concreto team di ingegneri. Insomma, possiamo avere anche mille occhi aperti o essere piloti espertissimi, ma le variabili su strada sono troppe e le insidie sempre dietro l'angolo.
Oggi, per fortuna, sono diversi i costruttori impegnati nella messa a punto di sistemi evoluti in fatto di sicurezza. Suzuki, come abbiamo visto, è in prima linea e li offre di serie sul V-Strom 1000. Tecnologie davvero utili e capaci di fare la differenza, fondamentali per chi macina tanti chilometri e in ogni condizione. Insomma, che possa capitare bisogna metterlo in conto, ma cadere dalla moto non è mai stato così difficile.